Martina Raffanelli dallo stadio Bruno Cavacci di Prato per la partita appena iniziata fra la Zenit Prato alla sinistra dei nostri teleschermi, in questa opportunità sulla destra con il tiro ciabattato del numero 6 Pecci, che Pecci Rosi fermato, poi il tiro da lontano di Cremonini. Gli sbocchi offensivi, adesso ci prova Mari con questo ingresso in area di rigore, il tiro, la respinta, il tiro improvviso, la parata in due tempi. Rimasto sempre nella società, è stato anche l'uomo copertina dell'Almanacco Calcio Toscano. Edizione 2022, attenzione! Oh, Maltomini ha portato in vantaggio il Montespertoli ed è una topica, succede nelle migliori famiglie, anche grandi portieri come Brunelli hanno questo. Pecci che rimonta su di lui, Gonfiantini lo supera, al centro Gonfiantini, Chiaramonti indirizzo, un colpo di testa. E Braccesi, Zenit che non ha nella disponibilità Falteri, non è disponibile, attenzione a Corradi, Corradi di destro, un po' ingenua la Zenit a far avanzare così. Ancora Mosti Falconi in area, Maltomini, la rovescia. Il tiro, la rete fuori gioco. Cosa c'è? Cosa c'è? Fuori gioco. Maltomini aveva messo in mezzo il pallone in brenda, aveva colpito mettendo il pallone alle spalle di Brunelli, ma l'arbitro è intervenuto. Giocata molto a centrocampo, un centrocampo nel quale valutavamo anche durante l'intervallo Anichini e Pecci, che prova a cambiare gioco su Gonfiantini, smorza la palla Mosti Falconi, ma Gonfiantini la raggiunge, Chiaramonti, Chiaramonti prova ad andare sul sinistro, il suo movimento in diagonale, la palla che sibila. Ciravegna in mezzo ad avversari, si sovrappone Saccenti, riceve, può andare al cross, batte di sinistro in area, l'uscita, non si fida della parata Onori, testa, attenzione, parte in contropiede il in brenda per Mosti Falconi, la battuta di Mosti, la parata di Brunelli, spiove il pallone in area, colpo di testa di Cela, allontana Onori, Quassì batte Bucciantini, ancora Quassì, mischione, non tutta a rete, lancio lungo per Rosi, Rosi che va sul fondo, riesce a raggiungere il pallone, forse c'è un tocco con il braccio, non lo so, Rosi si sbraccia, decina di minuti, non ha più nemmeno la possibilità di impostare ripartenza, che pallone che ha perso Luca Clay, attenzione al numero 17 del Montespertoli, il tiro che finisce fuori con i centrocampisti, è uno dei credo di mister Sarti, che la miglior difesa comincia dai trequartisti, dagli attaccanti, il tiro di Cela e la palla che termina alta dopo lunga manovra, Saccenti, Saccenti per Bucciantini, Bucciantini il cross, la sponda, Chiaramonti in area, Chiaramonti, rete, rete della Zenit sul filo di lana, il pareggio di Chiaramonti, esplode il Chiavacci. Soldi. La squadra neroverde ha arretrato il proprio baricentro e ha finito sprecando il raddoppio per essere punita con il gol del pareggio. Si abbracciano Gianluigi Searti e Simone Settesoldi. Contento della reazione dei ragazzi, perché comunque anche il primo tempo abbiamo fatto un quarto d'ora di grande qualità. Poi ci siamo un po' inospenti dopo il gol, loro squadra Gigi, che è un amico e anche un grande allenatore, la sa tenere in campo bene, arrivano primi sulle seconde palle e abbiamo sofferto un attimino. Poi nel secondo tempo ho chiamato un po' a raccolta la squadra per dirgli che era brutto buttare via tutto quello di buono che si era fatto in queste ultime partite, soprattutto le prestazioni, e qui ci voleva il risultato. Sono contento perché poi abbiamo avuto tre occasioni clamorose, non ci ha dato un rigore, non so come ha fatto a non vederlo, solo lui, perché con la mano ha fermato la palla. E poi, come hai detto te, loro potevano fare il raddoppio, ma credo che il risultato sia quantomeno meritato. Abbiamo fatto un grande primo tempo, e abbiamo fatto, giustamente siamo passati in vantaggio. Il secondo tempo effettivamente loro ci hanno messo lì sotto pressione, c'è stata una pressione importante. Noi non siamo stati bravi a fare qualche ripartenza, anche per caratteristiche, però bisogna tener conto che quando ci sono queste situazioni noi bisogna ripartire negli spazi con più continuità. Detto questo, forse
diciamo, eravamo anche stanchi per i ritmi del primo tempo. Loro alla fine PG hanno fatto il gol, noi ci siamo mangiati poco prima un contropiede importante, uno dei pochi contropiedi, insomma, uno dei contropiedi giusti abbiamo fatto. E quindi alla fine, che vi devo dire, io pari ci può stare.